Bella ragazzi, il vostro Xuderone qui con voi anche oggi con un nuovo video di Clash Royale. Una delle carte che mi piace di più in assoluto è senza dubbio il Gigante Royale, una truppa che è devastante sulle torri avversarie se però supportata dalle carte giuste. Oggi voglio mostrarvi un deck che secondo me funziona alla grande, soprattutto nella nuova season, la stagione 28. Gigante Royale come truppa di attacco principale, sostenuto da tre carte di grande importanza, il Mago Elettrico, il Bombarolo e l'Arciere Pirotecnico. Due spell per pulire la situazione, Tronco e Fireball, e poi due carte per il Cycle, ovvero sia gli scheletrini e lo spirito elettrico. Andiamo a provarlo in arena contro Nova degli Hazur's Hermy. Vediamo. Questo gioca con il mortaio. Subito bombarlo sul mortaio. E arciere pirotecnico. Mortaio che non riesce a fare neanche una hit. Lasciamo andare l'arciere pirotecnico che viene counterato dal principe. Possiamo andare subito già con il Gigante Royale. A noi interessa che lui entri. Mettiamo un altro bombarolo in cycle. Bellissimo questo bombarolo sui suoi barbari. Anche se non riusciamo a fare tantissimi danni, l'importante è quello di riuscire a fare anche dei chip damage. Come vedete, la sua torre di sinistra è già a 3193. Attenzione perché lui giocherà subito il nuovo mortaio e mi aspetto anche una Tesla, quindi attenzione. Con calma. Eccolo qua il mortazzone. Bellissimo il retarget del Mago Elettrico. Mortaio che ormai ha terminato la vita. Forse si tirerà una hit. No, non tira neanche quella. Io personalmente partirei subito con il Gigante Royale sostenuto dal Bombarolo. Aspettiamo i suoi barbari. Barbari che arrivano in questo momento. Tronco subito. Parti Tronco. Parti. Bellissimo questo attacco del Bombarolo che è ancora full vita e può andare anche a togliere praticamente dai piedi i suoi arcieri. Forse subiamo un attacco, forse neanche. Attenzione, vediamo. Poc, poc. Niente attacchi dagli arcieri. Molto bene. 2348 la torre in alto a sinistra. Oh mio Dio, questo non me lo aspettavo proprio. Esatto, l'ho spostato un attimino il nostro Mago Elettrico perché mi aspettavo arrivasse uno spell o qualcosa del genere. Andiamo ad attaccare un attimino a destra, solo perché abbiamo un arciere pirotecnico che può supportarci. Di nuovo lui gioca i suoi barbarozzi. Non è un attacco che mi è piaciuto in realtà, ma era solo per sostenere ciò che stava già partendo. Vediamo se il Gigante Royale riesce a loccare. Esatto, sul suo mortaio. Proprio questo doveva fare. Arciere pirotecnico che si sposta e non subisce l'attacco. Ne mettiamo dietro un altro, attenzione. E qua diventa interessante la situazione. E qua diventa molto interessante. Perché di nuovo... Oddio, no, lui si è arreso. Let's go! Molto bene, molto bene, molto bene. E allora, un altro Gigante Royale. A me non interessa se si arrendono. Io continuo a spingere fino all'ultimo secondo. Andiamo, 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 andiamo! Molto bene, molto bene, molto bene! Dai, 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 che gira! Mamma mia, ragazzi, mamma mia come cicla. Era solo la prima. Non cantiamo vittoria troppo presto. Andiamo avanti. Contro AJ dei Kali Kids. Vediamo. Possiamo fare di nuovo un'apertura con il bombardiere. Vediamo. Spirito elettrico. Supportiamolo subito con il pirotecnico. Dai, 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 dai. Tronco, 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 tronco. Via, 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 via. Perfetto, 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 perfetto. Non giochiamo niente. Mi aspettavo uno spell. Mi aspettavo uno spell. Non aveva più senso caricare l'attacco qui. 1391 la torre di sinistra. Ancora inviolate le nostre torri. E qui possiamo dedicarci qualche istante. Non voglio... questo volevo evitare, infatti. Lo voglio loccare di là. Esatto, volevo proprio che fosse il bombarolo ad agganciarlo.
ci sta l'attacco della fuorilegge, ma con il bombardiere volevo in qualche modo riuscire a toglierlo. Mago di ghiaccio, che si vede oramai sempre più raramente nei deck, perché purtroppo è uscito di prepotenza dal meta, anche se penso sia una delle carte più incredibili di Clash Royale. Mago di ghiaccio è stata la mia prima leggendaria maxata, era il 2016. Tronco di nuovo per andare a togliere l'orda di scheletri. Lui non dovrebbe avere più troppo Elisir, quindi countera semplicemente con un mago. Attenzione, perché ha giocato male secondo me questo miner. Noi abbiamo l'arciere pirotecnico che viene locato dal mago elettrico. Non abbiamo ancora subito un attacco alla torre, lo prendiamo adesso, ma si salva il pirotecnico che non riuscirà a fare un attacco, ma abbiamo la sua torre in alto a 186. E in realtà invece entra l'attacco, attacco devastante, gli ha tolto 400 circa, mamma mia. È tutto in discesa adesso. Andiamo sulla destra per prepararci a un suo eventuale attacco. Gigante Royale sul ponte. Non lo aiutiamo neanche, forse solo con un tronco. Credo che non voglia neanche lui più difendere. Potrebbe essersi arreso tranquillamente. Cominciamo a caricare. Cominciamo a caricare. Ed è un secondo, ed è la seconda persona che si arrende alla potenza di questo deck. L'ho creato io, tanta roba. Tanta roba, mamma mia se gira. Mamma mia se gira, oh my god. Oh my god. Andiamo avanti, andiamo avanti. Intanto baule gigante. Forse lo possiamo aprire direttamente con la chiave. Sono pieno di chiavi. Sì, vai, sblocca, sblocca, sblocca. 3339 di gold, 6 cavalieri, 31 consegne, 260 mortai, 74 gabbie per goblin. In realtà mi interessava solamente... Oh, questo è il libro dei libri, attenzione. Questo qua è god, raga. Il libro dei libri è, penso, l'artefatto più god di Clash Royale. Ti potenzia una carta a qualsiasi rarità. Di solito lo si utilizza per le leggendarie. Mi prendo un secondo. Perché io stavo tirando su, sinceramente, è avere anche 10... Allora, il mago elettrico è maxato per tutta la season. Non ha senso adesso tirarlo su. Diciamo che... Io vorrei sfruttarlo sulla strega madre, perché è devastante. Nel momento in cui la porto all'11, vado a giocarmela poi al 12. Sì, penso che lo utilizzerò in quel caso. Andiamo a fare la terza partita di oggi. Ragazzi, se vi piacciono queste partite, mi raccomando, un bel pollicione in su, lasciate un like al video e commentate con le vostre opinioni sul deck. Ci tengo tanto, io le leggo, Vediamo come va a contra... Oddio. Mariozzo Goblazzo. Mariozzo Goblazzo che fa il suo lavoro. Io personalmente count... Oh, cazzo. Serve un bombardiere dietro. Va bene, dai. Pensavo di non perdere sinceramente il bombarolo. Dovevo giocarlo dietro la torre sul corridoio invece che metterlo a sinistra. Perché purtroppo ha fatto un passo avanti ed è stato lockato. Oh, merda. Ok. Se riuscissi a giocarlo, forse va? Sì. È un attacco molto interessante, il Valchirione. Porca, era pieno di Elisir questo. Quel Valchirione lì è veramente infamone, raga. Lo chiamavano il Valchirione infamone. Ah! Mi fa la torre. Ci sta. Bello, bello questo deck, molto, molto rapido. Non saprei dirvi se sia counter o no del mio, però so dirvi che gli sta girando veramente god. E adesso a lui si è liberata la possibilità di giocare nella mia area di gioco le sue truppe. Io vado col Royal. Comunque vada, devo andare con i chip damage del Royal. Abbiamo ancora un minuto e 15. Bravo che non va a counterarlo. È molto intelligente. Ok, bombarlo da dietro, va bene così. In realtà non è un problema. Bene così, bene, bene, molto meglio del previsto. Molto meglio del previsto, signori. Attenzione. Gigante Royale. Bombarlo un po' più largo. Arciere pirotecnico.
Non voglio fare nulla, non voglio fare nulla adesso. Mi serve un tronco. Una fireball. Bella questa fireball. Potevo anche non giocarlo. Forse ho fatto bene invece. Siamo stati un attimino fortunati che ha giocato uno Grider. Non viene locato dalla Valchiria. Vai, 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 vai. È obbligato, è obbligato, è obbligato, è obbligato, è obbligato. 1465. Tronco. Attenzione che potrebbe esserci un gran comeback. Bisogna assolutamente spingere con il Royal. Per forza. Lui si è bruciato tutto con questa fireball. Potremmo aver vinto. Let's go. Che comeback. Oh my god. Gran comeback, ragazzi. Grande tripletta di vittorie. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao.